Nella settimana appena trascorsa è riemersa una notizia in realtà vecchia di Leslie Benzies, ovvero ex presidente di Rockstar Games, che dichiarava di volere il prossimo GTA e quindi probabilmente GTA 6 con tutte le città dei vari GTA finora esistiti. Wow, fatelo santi Dio! Considerando i continui progressi della tecnologia e che GTA V si rifà in realtà ad un motore di gioco già esistente nel 2013 per PlayStation 3 e Xbox 360, poi uscito in versione potremmo dire rimasterizzata per PlayStation 4, Xbox One e PC con l'aggiunta della visuale in prima persona, effettivamente questa visione futuristica e avveniristica, se vogliamo, di GTA 6 da parte dell'ex presidente di Rockstar Games non è del tutto improbabile da attuare. Per quanto ultimamente si stia discutendo di varie location possibili in cui potrebbe essere ambientato GTA 6, tra cui Londra, e ricordiamo che in realtà un GTA ambientato a Londra ci fu già, GTA London 1969, ma relativo all'epoca della prima PlayStation parliamo di fine anni 90 con una grafica non ancora in 3D. E tra le altre città possibili spicca Tokyo, quindi il Giappone totalmente differente dagli Stati Uniti in cui siamo stati abituati a vedere ambientati i vari capitoli di GTA. L'idea che GTA 6 possa essere ambientato in tutte le città già esistenti dell'universo di GTA, e quindi San Andreas, Vice City, Liberty City e Los Santos, sarebbe alquanto suggestiva. Non lo sappiamo, noi prendiamo questa ancora come una voce di corridoio. Si vocifera di un personaggio protagonista femminile. Vorreste un GTA con tutte le città disponibili raggiungibili in volo, quindi mediante aereo? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Nessuna speranza per Rainbow Six Siege 2, infatti Ubisoft ha dichiarato di voler far durare l'attuale Rainbow Six Siege per un totale di 10 anni. Quindi l'attuale Rainbow Six Siege, uscito nel 2015, per come lo conosciamo, potrebbe durare fino al 2025 senza che un secondo episodio veda la luce. D'altro canto, Ubisoft ha dichiarato di voler arricchire i contenuti di Rainbow Six Siege arrivando a un totale di 100 operatori, attualmente ce ne sono disponibili 36. Pertanto per far uscire tutti gli altri operatori serviranno un bel po' di anni. D'altronde, come dare torto a Ubisoft, Rainbow Six Siege ha ancora un successo strepitoso senza alcuna flessione nelle vendite. In settimana il presidente del mondo, perché sostanzialmente il presidente degli Stati Uniti è il presidente un po' di tutti, ha fatto parlare di sé, e sai che novità, per un'affermazione ovviamente discutibile e opinabile sui videogiochi violenti e sui film violenti. Tutto questo ovviamente in seguito alla sparatoria folle che c'è stata a Parkland in Florida, che ha visto coinvolte numerose vittime. Trump però è intervenuto sulla questione addossando forse un po' troppe colpe a film e videogiochi violenti, dichiarando che questi ultimi dovrebbero essere meglio regolamentati in maniera più rigida da un sistema di rating più efficace, che poi è quello che si chiedono tutti da tanto tempo. Rendere il sistema di rating una legge oppure no? E in realtà sappiamo che è una cosa per certi versi inapplicabile. Trump però poi si è cimentato in alcune discussioni su quanto i videogiochi violenti, così come film violenti, che non dovrebbero essere rivolti ad un pubblico di minori, effettivamente possano plagiare la mente di questi ultimi. Su questo noi non ci esprimiamo più di tanto, per il semplice fatto che siamo del parere che quando succedono queste stragi c'è sempre qualcuno che addossa almeno una parte di colpa ai nostri tanto amati videogiochi. Giochi e adesso anche al cinema, e che non sempre qualcuno che commette una strage magari il giorno prima giocava a Call of Duty. Il negozio online spagnolo extralife.es ha messo a listino Crash Bandicoot Insane Trilogy per Nintendo Switch a 49,99€. Per quanto sia un rumor, questo alimenterebbe le voci che vorrebbero la Insane Trilogy anche su Nintendo Switch. Kingdom Come Deliverance, uscito da pochissimo tempo, ha già raggiunto il milione di copie vendute, di cui la maggior parte ovviamente su PC. Chiaramente siamo contenti per Kingdom Come Deliverance, ma a un certo punto il vero motivo per cui abbiamo portato questa notizia è perché dovete guardare il video che abbiamo realizzato in Kingdom Come Deliverance proprio venerdì. Lo state vedendo qui di seguito e qui vi mettiamo anche la scheda per guardarlo per intero, e noi vi chiediamo una cosa: guardatelo, se non vi divertite lasciate il dislike, se invece vi piace condividetelo con i vostri amici, anche quelli non appassionati di videogiochi, così vi prenderanno per scemi. Ma volete mettere? Ubisoft ha dichiarato di aver inserito personaggi femminili nella storia egiziana narrata in Assassin's Creed Origins in un modo che in effetti contrasta con la storia vera. Di fatto Ubisoft ha conferito maggiore importanza al ruolo della donna, al ruolo femminile, rispetto a quello che aveva effettivamente nella storia, storicamente parlando, nell'antico Egitto, e ha dichiarato di aver voluto adottare questa scelta per evitare il sessismo quantomeno nei suoi videogiochi. In questo caso per certi versi possiamo
possiamo capire le ragioni di Ubisoft, che in passato era stata accusata di sessismo per non aver introdotto personaggi femminili nei precedenti Assassin's Creed, anche se la Software House transalpina si era già fatta perdonare abbondantemente avendo introdotto personaggi femminili nei capitoli successivi di Assassin's Creed rispetto all'accusa ricevuta. Ricordiamo infatti Assassin's Creed Liberation, ricordiamo infatti Assassin's Creed Syndicate. In realtà però noi questo femminismo forzato, questo buonismo a tutti i costi, vorremmo lasciarlo da parte, soprattutto in questo secondo caso che ha visto protagonista Ubisoft, ovvero la censura in Assassin's Creed Discovery Tour delle statue nell'antico Egitto, coprendole con delle conchiglie all'altezza dei genitali e dei capezzoli. Queste cose non hanno alcun senso e sono da biasimare, cara Ubisoft, perché se tu vuoi preservare, ed è quello che la Ubisoft ha ammesso, i giovanissimi durante la fruizione di Assassin's Creed Discovery, che è riferito anche a un pubblico di scolari, quindi anche nelle scuole elementari, nelle scuole medie e quant'altro, di certo non lo fai coprendo due capezzoli e un pene, per due motivi. Anzitutto perché anche il più piccolo dei bambini ti sembrerà strano, e per quanto piccolo sia anche quest'ultimo, ha un pene. Il secondo motivo, quello più importante, è che le statue nella realtà, cioè se tu bambino vai nel posto interessato, le trovi di certo non coperte da conchiglie, pertanto le trovi con capezzoli e piselli al vento, perché è una cosa naturale, perché non c'è nulla di cui scandalizzarsi, perché è così. E di certo non è censurando l'incensurabile che risolviamo i problemi, anzi cadiamo in un bigottismo becero che porta ad una sorta di censura totale che in questo periodo sta veramente rompendo il cazzo. Ubisoft, per favore ripensa, ci fai una patch per Assassin's Creed Origins Discovery Tour che tolga queste schifosissime conchiglie del cazzo, e anche dal cazzo, e basta. Il 22 febbraio è uscito Metal Gear Survive, lo spin-off della serie Metal Gear con gli zombie e con un protagonista totalmente personalizzabile. È chiaro, molti fan della serie Metal Gear, in particolare di Kojima, si sono lamentati che non si tratti di un vero e proprio Metal Gear, ma in realtà, nonostante le prime recensioni della critica non superino la sufficienza, quelle su Steam, ovvero quelle degli utenti, sembrano essere abbastanza positive. Se volete farvi un'idea del gioco, abbiamo realizzato un video della prima ora della campagna, vi mettiamo il link qui in scheda. Capisci di lasciare il segno quando una sigla insignificante diventa oggetto di studio da parte di un musicista? Io ringrazio, hai una scimmia nel culo, però il nick potresti cambiarlo, il nome non me lo ricordo, quello vero, però se il canale si chiama Hai una scimmia nel culo, che ci posso fare? Per aver migliorato la sigla di Cose Belle, che io ho scaricato ovviamente e che vi riporto qui di seguito. Quindi godetevela in alta qualità, alta definizione e quant'altro. Cose belle! Per questa puntata di Cose Belle vi proponiamo questa torta di Geralt di Rivia, che si fa il bagno come nella scena introduttiva di The Witcher 3. Cioè, se fosse una statuetta, una action figure, farebbe cagare. Però, siccome è una torta, effettivamente è notevole, no? E ha tutte le sue parti a posto, tranne qui. Qui è stata la prima cosa che hanno mangiato. Cioè veramente, cioè perché gliel'avete dovuto togliere per primo? Quelli che nella torta si mangiano prima la frutta di sopra, la ciliegina. Rompi cazzo in tutti i sensi, veramente. Un'altra cosa bellissima è la nostra visita all'interno di un vero e proprio studio di sviluppo di videogiochi che si trova qui a Catania. Abbiamo realizzato un video a proposito che vi invitiamo a guardare, perché oltre a essere interessante è anche divertente. Cose belle! Amici dell'estremo nord Italia, verremo dalle vostre parti. Sarà un piacere infatti essere ospitati al Mantova Comics il 4 marzo. Ci vedremo con uno show sul palco a partire dalle 17:30. Mi raccomando, siateci, perché ci teniamo. È un bel evento a cui abbiamo deciso di partecipare anche in questo periodo che stiamo centellinando parecchio le varie fiere e i vari eventi a cui partecipare, ve ne sarete accorti, insomma. Secondo i DICE Awards, il Game of the Year del 2017 è Zelda Breath of the Wild. Tanti premi anche per Cuphead, e ci colpisce positivamente il fatto che Mario Plus Rabbids Kingdom Battle sia stato giudicato come miglior strategico del 2017. Cari amici di Player Inside, questo è un annuncio importante, però non vi fate troppi problemi, prendetelo per quello che è, ovvero una sorta di avviso. Se nei prossimi giorni doveste vedere meno video, più che altro su questo canale, non tanto sul secondo, ma potrebbe capitare anche qualche giorno di assenza sul secondo canale, sappiate che stiamo lavorando finalmente in maniera intensa allo studio Player Inside. Si chiamerà Player Inside Vault, in onore sì di Fallout, poi ci piace l'idea
che sia un volt, no? Una cosa chiusa, bella per noi, antiatomica peraltro. Ci stiamo lavorando con tanta passione e dedizione perché vorremmo creare qualcosa effettivamente di unico, di nostro, e che non è un semplice studio per come li intendete oggi, cioè non è un semplice ufficio, per dire, no? Dove vedete, che ne so, la postazione PC o quant'altro. È uno studio particolare, uno studio in cui riproporremo i nostri format storici in versione deluxe, anzi mega mega deluxe, e ci saranno tante nuove location in questo studio per delle belle e nuove idee originali che speriamo vi piacciono. Comunque noi stiamo lavorando per voi, insomma, e di certo non è cosa da poco. Mi sono pure venuti i galli alle mani perché ho aiutato proprio io in prima persona a abbattere i muri e cose del genere. No, non è vero, in realtà è per le troppe pipe, non è vero. Vi auguriamo una splendida domenica, come ogni domenica, il che comincia a perdere di valore, quindi forse dovremmo cominciare ad augurarvi una splendida domenica, una domenica sì e una domenica no, giusto per dare più importanza a quella volta che ve la auguriamo. Vi invitiamo a lasciarci like se le news di questa settimana vi sono piaciute, non tanto le news in sé, che certe volte sono quattro cazzate, ma il modo in cui ve le riportiamo, perché poi noi ci atteniamo a quello che è accaduto durante la settimana. Vi ringraziamo e una buona resto di settimana e quant'altro. Prima o poi riuscirò a fare le uscite belle, per adesso no. Però Trump però ha intervenuto, diciamo, potersi farsi influenza. Oh.